cazzo, e andiamo, cazzo, e andiamo come coto. Noi, cazzo, grande Juve, una partita di merda, bisogna ammetterlo. È stata una partita di merda anche oggi, ma una partita veramente da sonno mortale. Sonno mortale, sia nel primo che nel secondo tempo, sia per la Lazio e soprattutto per noi della Juve. Ma godo come un riccio, cazzo! Godo come un riccio! Alla faccia dei gufi che stavano già per gioire, erano pronti a dire 0-0, godo come un riccio! Che è? Dybala ve l'ha messa nel culo anche stavolta. Ripeto, era per come è stata la partita, era da 0-0. Su questo bisogna dirlo, eh. Il primo tempo, due occasioni per parte, diciamo, una con Immobile, Milinkovic-Savic, due parate di Buffon, e dall'altra con Mandzukic che sul calcio di punizione, un colpo di testa da solo l'ha messa alta, e occasione di Khedira con nella mischia sul calcio d'angolo, la deviazione dei difensori della Lazio. Quindi il primo tempo è stato così. Secondo tempo, lasciamo perdere, lasciamo veramente un sonno mortale. È stato un secondo tempo dove si è giocato solo con il possesso palla. Niente di che. Poi a tratti è stata anche una partita fallosa, falli sia da una parte che dall'altra, un po' di cattiveria c'è stata per entrambe le squadre, quindi. E quindi non c'è da commentare la partita, perché come ho detto, nel secondo tempo non ci sono state occasioni, tranne il gol al 93esimo di Paulino Dybala che su passaggio di Rugani, a tu per tu, con stracoscia, nonostante il difensore della Lazio, mi ricordo chi, lo strattonava, ma lui ha tenuto palle, da terra ha segnato il gol dell'1-0. Che porta momentaneamente a meno 1 in attesa di Napoli-Roma, si giocherà tra poco alle 20:45. E con una partita ancora da giocare, che la Juve deve recuperare, ovvero in casa contro l'Atalanta, che si terrà mercoledì 14 marzo all'Allianz Stadium alle ore 18. Direi una vittoria importantissima, ma straimportantissima, per come è stata la partita. Questa è stata una vittoria veramente incredibile. Non me l'aspettavo manco io. Devo dire da, ero rassegnato pure io. Ho detto, questa mai finisce 0-0. E amen. Ma invece Dybala, vabbè. Anche perché, ripeto, anche non c'è, non, per me non c'è migliore in campo, dato che non ci sono state occasioni. Asamoah, lasciamo perdere che ha sbagliato un sacco di pallone a centrocampo, direi osceno. Fa una partita buona e 10 è una pippa. Di Stane non ne parliamo. Anche Dybala è stato molto opaco. A parte il gol non ha fatto niente, come anche Mandzukic e tutti gli altri. Diciamo che per me non c'è nessuno come migliore in campo. Al massimo si può dire Dybala, ma solo perché ha segnato il gol che veramente un gol della vittoria inaspettata, ma godo come un riccio, cazzo. Non me ne frega un cazzo. Abbiamo giocato di merda anche stasera, abbiamo vinto di culo, fotte sega. Abbiamo vinto, punto e basta. Perché la cosa che conta è vincere. Il resto non conta niente. Perché noi, anche giocando di merda, anche se vinciamo a culo, non molliamo un cazzo. Detto questo, io la chiudo qui perché sto godendo ancora come un riccio e ci vedremo mercoledì sera alle 20:45, partita con Totem. Durissima, ma non impossibile. E speriamo soprattutto che recuperi Gonzalo Higuaín, perché uno come lui in una partita così importante serve e come. Siamo Dybala, Mangi, Douglas Costa e tutti gli altri giocatori fondamentali. Detto questo,
Io vi saluto, vi auguro a tutti una buona serata. Come sempre, fino alla fine, forza Juventus! Ciao a tutti e buona serata.